Mercoledì 16 ottobre, mercoledì della 28ª settimana del tempo ordinario. Dal Vangelo secondo Luca. Ma guai a voi, farisei, che pagate la decima sulla menta, sulla ruta e su tutte le erbe, e lasciate da parte la giustizia e l'amore di Dio. Queste invece erano le cose da fare, senza trascurare quelle. Guai a voi, farisei, che amate i primi posti nelle sinagoghe e i saluti sulle piazze. Guai a voi, perché siete come quei sepolcri che non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo. Intervenne uno dei dottori della legge e gli disse: «Maestro, dicendo questo tu offendi anche noi». Egli rispose: «Guai anche a voi, dottori della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili, e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito». Ci sono giorni particolari in cui una mamma o un papà sembrano averne una per tutti i figli. Magari a partire da un'arrabbiatura per avere preso un brutto voto. Si passano in rassegna tutti i fratelli e le sorelle, evidenziando per ciascuno una cosa o un'altra. Oppure ci sono quelle mattine in cui sono gli insegnanti ad avercela con tutti. Iniziano con il bidello, poi il collega e infine con quelli a cui va peggio, gli studenti. Nel Vangelo di oggi anche Gesù sembra averne per tutti. Sembra che non ci sia una categoria che non sbagli qualcosa. E lui, nel farlo notare a tutti, appare anche piuttosto infastidito. Probabilmente questo non è stato un episodio molto tranquillo, né per gli ascoltatori né per Gesù stesso. Ci ricorda una di quelle paternali subite in famiglia o a scuola. Però noi speriamo e crediamo che se gli insegnanti a volte si rivelano antipatici è perché tengono davvero all'educazione dei loro studenti. Siamo abbastanza certi che una mamma e un papà, quando correggono, lo fanno perché vogliono bene ai loro figli. Dobbiamo allora essere certi che qualsiasi cosa il Signore fa, lo fa perché ci ama e vuole per noi il meglio. Accogliere la sua parola, che sia di rimprovero o di consolazione, è il primo passo necessario per lasciarci voler bene. Alta Frequenza è un podcast dell'Azione Cattolica Italiana, realizzato dai giovani per i giovani, per accompagnare quotidianamente la preghiera personale attraverso la meditazione della parola di Dio. Alta Frequenza è prodotto dalla Fondazione Apostolica Mactuositatem. La voce, la sigla, la supervisione del suono e della musica sono di Senape Production.